Ciao a tutti, nuovamente siamo tornati con questo nuovo video. Così come vi farò domande, 10 domande. Ok, non sono 10 ma un bel po'. Domanda 1: perché i pelli rosse furono così chiamati? Per il colore della pelle? Perché si tingevano in rosso? O perché indossavano una pelle di volpe? Si tingevano. Non lo so. Cioè, va bene che io ho fatto anche geometria a scuola, solo che io non ascoltavo. Domanda 2: che nome ha la pista riservata alle competizioni automobili, mobilistiche in generale, autodromo? Autodromo, non lo so. Come si chiamava la spada magica che secondo la leggenda procurò a re Artù il regno Excalibur? Non lo so. Domanda 4: quale animale ha la coda attaccata alla testa? Il serpente. Serpente. Domanda 5: in un abito femminile la lacciatura è da destra o a sinistra? È da destra o a sinistra? Sì o no? Sì. Brava! Domanda 6: una mappa, un ragazzo, un tesoro, 15 pirati sulla cassa da morto. Mi dici il titolo del romanzo? Un attimo, fai vedere un attimo, cari. Cosa? Fatti vedere. Ciao ragazzi. Falla vedere, dai. L'isola. Ce la voglio. L'isola del tesoro. Brava. Domanda 7: avendo il pallino dell'idraulica, costruisce dighe. Chi? Faccio vedere il tempo, com'è brutto, va? Aspettate. Vai, fai vedere lei che sta le domande. Oh, scusa. Ok, brava. Domanda 8: quando compose la sua ultima sinfonia, la nonna era già sordo. Chi era? Faccio vedere ancora il tempo. Oh, scusate. Ah, lei è Chanel. Sì, io sono Chanel. E lei Yasmin. Brava. Domanda 9: chi battezzò Gesù nel fiume Giordano? Guardate il semaforo. È lì il manupolo lì. Questo video è un po' divertente. Penso proprio di sì. Giovanni Battista, no? Brava. Domanda 10, l'ultima: di quali colori è la bandiera di Città del Vaticano? Da solo. È sempre stato da solo. Questa è della Fiat. Vai. Un bianco e giallo. Brava. Ok, brava. Abbiamo finito le domande. Chiudi il video.